Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale parliamo dei sorteggi di Champions League è stato un sorteggio non troppo favorevole in realtà perché comunque poteva andarci un pelino meglio un pelino meglio. però parliamo di tutte le squadre italiane ma iniziamo ovviamente dalla Juventus con le nostre riflessioni la Juve becca il Barcellona, la Dinamo Kiev e il Ferencvaros quindi squadra ungherese, nuova arrivata dopo 25 anni che mancavo, 23 anni che mancava dalla Champions League, ritorno, becca un girone di ferro, perché è un girone di ferro. Juve, Barcellona, Dinamo e Frank Varos. È un girone che ha tante curiosità al suo interno. Partiamo già dalla prima sfida, la sfida tra Ronaldo e Messi in questo girone. Juve e Barcellona ovviamente sono le favorite a passare. Però c'è da capire insomma chi passa la prima e passa la seconda, anche questo è importante sicuramente sarà una doppia sfida molto interessante, molto interessante. Dinamo Kiev è il terzo incomodo, poteva andarci cioè, a mio parere un pelino meglio, c'era il Krasnodar, c'era il Salisburgo, c'era l'Olympiakos. Però, insomma la Dynamo of Kiev tutto sommato ecco non è neanche tra le peggiori perché tra le peggiori ovviamente c'è l'Ipsia, se beccavamo in l'Ipsia insomma diventava già un girone un pochettino particolare e quindi questo è becchiamo la Dinamo. poi come ultima abbiamo il Frank Varos che niente di che, una squadra abbordabile, la verità ragazzi è che non dobbiamo temere nessuno, i conti li dobbiamo fare solamente col Barcellona, sarà una meravigliosa doppia sfida per tutto ciò che... Nasconde eh, dietro, ovviamente c'è il fascino della sfida nella sfida. Quindi Ronaldo contro Leo Messi per quanto riguarda la dinamo, Kiev. La curiosità è che c'è Lucescu come allenatore, che è stato l'allenatore che ha lanciato Andrea pirlo come calciatore. Per cui anche questa sarà una, una sfida bellissima da, da vedere il fregvaros invece, è una quarta incognita ecco quindi staremo a vedere che cosa succederà ma vediamo che cosa è successo alle altre squadre che a mio parere è andata peggio per esempio all'Inter così giusto per Real Madrid, Shakhtar Donetsk che non sono trasferte banali almeno in Ucraina e Borussia Monge Mönchengladbach cioè la squadra tedesca come tifo una squadra non mi ricordo lo, la Sharapagon Gigi eh, Buffon che la teneva là era eh, tifo una squadra tedesca non mi ricordo Comunque, questo è il girone dell'Inter ed è un girone tostissimo a mio parere, perché Real è sempre il Real, lo Shakhtar è lo Shakhtar, il Borussia Monge può essere una squadra che dà fastidio e quindi credo che sia stata la squadra più iellata tra tutte quante. Sono triste? Ovviamente no, <ride> ci mancherebbe altro. L'Atalanta, invece ce li ho tutti qua sott'occhio, è Liverpool, Ajax, Atalanta, Atalanta e Midt... La squadra danese, ragazzi, fatto sta che l'Ajax se la giocherà con l'Atalanta per il secondo posto. Se l'Atalanta farà l'Atalanta, a mio parere, non avrà problemi. Liverpool, secondo me, rischia di andare normalmente. Ecco, di, di primo posto, tranquillo e facile sulla carta. Sulla carta, ovviamente, Lazio ha un, lo stesso un girone agevole: Che partire dalla terza fascia e trovare un girone agevole è una roba non banale, ecco, eh, perché ha. Il Borussia Dortmund, lo Zenith San Pietroburgo e il club Bruges. Ora, se la Lazio fa cagare in Europa, signori miei, dico la verità: le critiche, lo Tito e Simone Inzaghi se le meritano tutte. Perché a mio parere la Lazio è una squadra che può andare agli ottavi di Champions tranquillamente in un girone simile. Avesse avuto, come ne so, Real, eh, Lipsia e Marsiglia, beh dici, cacchio, è tosta, veramente tosta. Ma. Con questo girone, a mio parere, la Lazio può passare facile. Andando in ordine di, di sfiga, metterei ovviamente l'Inter come prima. Noi come seconda, perché tra tutte le seconde potevamo pescare il Dortmund, che a mio parere era più fattibile, lo United, l'Ajax. E invece abbiamo pescato una delle squadre più toste, il Barcellona. Che precarità! Io sono del, dell'idea che per la Champions e per il nostro cammino... Sia più interessante, sia più utile a noi stessi trovare un girone un po' allenante, quindi con una squadra iper competitiva tra le candidate al titolo e poi due squadre un pochettino più di fascia bassa. E così è stato alla fine. Non mi lamento di tanto. Poi ragazzi, a dirla tutta, se vogliamo vincere questa benedetta Champions, non è che dobbiamo farci la cacca addosso ai gironi, la cacca addosso ai gironi no, più avanti, ni, perché poi. Per vincere la Champions, qualcuno la dovrai pure affrontare di forte. E sarà curioso di vedere questa sfida, Messi Ronaldo che dopo due anni che manca, sta sfida qua. Ecco, stavolta ci sarà sta sfidona interna tra questi due calciatori. Straordinari, straordinari Messi, forse i migliori al mondo, hanno segnato un'epoca. E quindi, ripeto, sarà una partita interessante perché sarà la sfida nella sfida. Per quanto riguarda invece l'Inter, Inter Real, bella tosta, bella, veramente bella, bella tosta. Anche l'Atalanta, comunque il Liverpool, insomma, sarà una Champions che a mio parere regalerà delle sorprese. Inoltre ci sono dei gruppi molto, molto interessanti: Paris, United, Lipsia, Istanbul, Basakshet, beh, avete capito. La squadra di Istanbul sarà molto interessante capire come andrà a finire. Poi c'è Bayern, Atletico, Salisburgo e Lokomotiv che non è male. Porto City, Olympiacos Marsiglia, lo stesso, qualche insidia, il Marsiglia la potrà dare sia al Porto e sia all'Olympiakos. Occhio quindi a Manchester City, prima magari Marsiglia secondo. Poi c'è il gruppo E che apparentemente sembra una cacca facile per il Chelsea, proprio fa Siviglia, Krasnodar e Ren. Però occhio al Rennes che è una squadra, lo stesso, che ha al suo interno, dei giocatori molto giovani e molto molto interessanti e poi ci sono i nostri ci sono i nostri gironi una Champions abbastanza equilibrata tutto sommato squadre forti ben distribuite non c'è un girone che dici mamma mia forse è quello dell'Inter quello che ha il tasso tecnico che se, la, che se la gioca ecco un pochettino quindi in bocca al lupo a tutti quanti per questa nuova Champions io ovviamente sarò qui a di fare Juventus a ovviamente a raccontarvi le mie emozioni le mie opinioni mi raccomando, continuate a seguirmi, ditemi la vostra opinione sotto nei commenti, vi dico già che questa è la mia postazione nuova, mancano dei dettagli, poi lo scoprirete un po' più avanti, e, e che dire, mi sono appena trasferito, c'è ancora tanto lavoro da fare, per quello sono, non so, sempre lì sul pezzo a far video ogni giorno, cercherò di essere puntuale, eccetera, però finché non mi sistemo alla grande sarà complicato, per cui un attimo di pazienza, poi tornerò alla grandissima. Eh, un abbraccio a voi e sempre mi raccomando iscrivetevi al canale, sempre fino alla fine. Forza, Juve!